Allora, questo video post vuole essere in continuità con quello precedente e prodotto e pubblicato ieri 4 settembre, domenica, oggi è lunedì, sì, famoso lunedì 5 settembre, famoso per Locate, perché da oggi ATM non effettua più il suo servizio di trasporto pubblico sul nostro territorio a Locate Triulzi. Da oggi sono entrate in servizio le nuove vetture della compagnia, del nuovo gestore che ha ricevuto in subappalto, subaffidamento, il servizio fino a ieri effettuato da ATM. Non esprimo nessun giudizio su un servizio che deve ancora cominciare, no? Però vorrei aggiungere che su dichiarazione di un operatore di ATM, di un autista, nei giorni scorsi ci ha rivelato che l'accordo prevede da parte del nuovo gestore il rispetto delle condizioni, dei tempi, dell'organizzazione servizio identiche a quelle effettuate da ATM. Per L'obbligo è quello di rispettarle per i primi 12 mesi. Quindi l'avviso che ci portano i nostri addetti ai lavori a segnalare, eccetera, sì, per carità, no, va bene, segnaliamo, segnaliamo, ma i veri problemi, no, perché il primo impatto è la bella figura, le vetture nuove, colorate, quindi i primi commenti saranno sicuramente superficiali. Staremo a vedere, magari sarà meglio dell'ATM, ma già il metodo adottato è stata una cosa vergognosa. E quindi quando uno non informa, non rende partecipi, e non dico solo i cittadini, ma persino gli addetti ai lavori, lo scrivono nei loro comunicati, che l'assessore dei trasporti era a conoscenza dal 26 luglio in maniera formale che ATM faceva queste modifiche, e alla richiesta di comune di Locate, insieme a quello di Opera, di Pieve, di Rozzano, di un incontro con l'assessore Maran del Comune di Milano, assessore dei trasporti e responsabili dirigenti di ATM, non vi è stata alcuna risposta. Beh, questa è una cosa molto grave. Quindi ciò che si è potuto notare è far passare questa pillola nella maniera più indolore possibile per evitare qualsiasi tipo di protesta. Quindi, al di là degli articoli apparsi sulla stampa locale, dove addirittura c'è un sondaggio oggi sul giorno, siete favorevoli o d'accordo, no? Quindi, come si fa a dire se non si è d'accordo sul servizio di un gestore che inizia oggi? Non si è d'accordo sul metodo di aver tolto l'ATM da Locate, che era stata una conquista importante per i cittadini del nostro territorio. E il metodo indolore, silenzioso, senza nessun tipo di opposizione, senza che i nostri addetti ai lavori organizzassero una iniziativa pubblica per informare i cittadini e renderli partecipi, perlomeno nel tentare di difenderle insieme questa cosa. Quindi che il nostro sindaco vada con la fascia tricolore alle manifestazioni, perfetto, va benissimo, però già questo espropria i cittadini di essere protagonisti, di essere partecipi, di essere anche loro consapevolmente responsabili sulle scelte che vengono effettuate sul proprio territorio, a danno della qualità della vita. Per cui non esprimo un giudizio oggi su com'è il nuovo gestore, sta iniziando oggi e proprio per questo Locate Viva propone la ricostituzione di un comitato per il miglioramento e il potenziamento dei trasporti pubblici sul nostro territorio. Cercheremo alleanze con i comitati dei pendolari della provincia di Pavia per essere informati, aggiornati in tempo reale su tutto quanto avviene attorno ai servizi di trasporto su gomma e su ferro. E per tornare su questo vorrei per un momento fermarmi alla stazione di Locate, dove abbiamo visto in questi giorni che non è che le sale d'attesa vengono aperte dalle 6 del mattino alle 13. No, abbiamo visto che sono state chiuse per tutto il giorno. Sabato e domenica non c'è niente, è una stazione completamente sguarnita. Un dettaglio di non poca importanza è che quella stazione i servizi igienici sono inaccessibili, non si possono usare, sono chiusi a chiave. Quindi i comportamenti sgradevoli e scomposti e maleducati non possono poi essere
tacciati in questo modo se non si dà la possibilità di usufruire dei servizi regolari che un servizio pubblico come una stazione deve garantire. Anche questo. L'essermi soffermato un momento ieri nel video post precedente sul fatto che l'OCATV contesta il metodo, anche se per ora le informazioni sono ufficiose, perché ci è stata fornita questa informazione da operatori ferroviari, che uno spazio pubblico come l'ex locale dove veniva alloggiata un'agenzia viaggi fino a poco tempo fa, viene concessa ad un'associazione culturale del nostro comune, un'associazione fra l'altro promossa, fondata dal nostro assessore dei trasporti. Quindi, viene affidata a questa associazione in cambio dell'apertura magari della sala d'attesa la mattina per poi chiuderla la sera. Ma il discorso era che dovevamo difendere un servizio, non accontentarsi di un rimedio dove comunque viene fuori una convenienza di comodo. No, è questo che si discute. Scambiare i favori e i diritti è una cosa veramente squallida, cioè, però lo si dà così per scontato. Qui nessuno si sofferma sul fatto che volevamo mantenere i pullman arancioni. Non è l'estetica o il colore, è il servizio come è stato tolto in questo modo molto discutibile. L'OCATV continuerà adesso a discuterne, a farne discutere. Spero e mi auguro di poter vedere una reazione da parte dei cittadini e non continuare a subire determinate scelte così tranquillamente. Tanto fanno quello che vogliono. E vabbè, facciano quello che vogliono, ma non sempre tutti rimangono in fila, obbedienti, silenziosi e composti. Bisogna essere soggetti e non oggetti e basta. Noi siamo cittadini. Quindi quando decidono di subappaltare un servizio, intanto hanno legittimato il subappalto che fino a un po' di anni fa si diceva che era una roba vergognosa, no? Quando si subappaltava, perché dietro quello ci sono tanti altri fenomeni. Però andiamo avanti. Comune chiede incontri con l'assessore dei trasporti del comune di Milano e il responsabile dell'ATM e questi tacciono e ignorano. In compenso, domani, martedì 6 settembre alle 18, alla festa del PD di Milano, sappiamo che il nostro sindaco partecipa ad un dibattito dove tra l'altro sarà presente l'assessore ai trasporti del comune di Milano, Pier Francesco Maran. L'OCATV andrà a curiosare di cose Ultimo, che salterà fuori. Davvero, cosa, perché volevo sintetizzarlo questo video post, per non renderli troppo lunghi e farli diventare anche noiosi e dispersivi. L'OCATV domani parteciperà allo sciopero generale indetto dalla CGIL contro le manovre di un governo che veramente non sa più che cosa fare per renderci ridicoli agli occhi del mondo. Un saluto a tutti da Enzo Donofrio per locatevia.it.